stata nell'idea degli organizzatori, è stata dedicata a mio figlio. Io ho accettato questo invito, in verità all'inizio un po' preoccupata, poi dopo ho riflettuto che praticamente a Salvatore piaceva la musica, a Salvatore piaceva stare tra la gente. La musica gli dà emozioni, stare tra la gente gli dà emozioni, quindi questo che penso che questa sia l'occasione migliore per poterlo ricordare. Sicuramente lui sarebbe stato qua stasera, perché tutto ciò che riguardava il territorio mio figlio lo viveva insieme a noi. E niente, quindi io spero solo che sia effettivamente come l'abbiamo ideata, perché il memorial per mio figlio doveva avere un senso, e il senso io lo trovo nelle esibizioni dei ragazzi del coro Manos Blancas, un progetto al quale io tengo, perché effettivamente la musica, non per usare un termine retorico, la musica supera le barriere. Io l'ho vissuto attraverso mio figlio, ne sono convinta, e voglio che il progetto vada avanti, prosegua al meglio, al di là del qualunque tipo di difficoltà si possa incontrare. Stasera per esempio il tutto verrà devoluto a questo progetto, quindi già è un piccolo ostacolo che ci lasciamo alle spalle. Se altri ce ne saranno, li elimineremo con buona volontà e con impegno.
scritta risulta essere sempre un metodo di comunicazione non verbale privilegiato, quindi che permette di far esprimere i ragazzi attraverso le diverse modalità di espressione e proprio attraverso le diverse abilità. E questo è quello, è il principio su cui abbiamo puntato proprio questo esperimento. Importante è stato soprattutto il risultato finale, perché è riuscito ad aggregare e ad includere i ragazzi, soprattutto quelli diversamente abili, in un contesto sociale un poco più allargato e a confrontarsi attraverso i limiti e le risorse con i ragazzi normodotati. Per noi questo è un risultato già raggiunto in maniera positiva, già quindi ci riteniamo soddisfatti di questa di questo obiettivo raggiunto. È importante per noi l'inclusione sociale e l'aggregazione di ragazzi diversamente abili e ragazzi normodotati, sia per un fine individuale che per un fine collettivo.